Le immagini che andremo a visionare illustrano l'intera filiera di operazioni che vengono eseguite per stoccare del materiale, in questo caso coils, dalla banchina del porto alla destinazione finale sul piazzale. Il dispositivo con cui si interfaccia l'operatore è un terminale veicolare touch, collegato in rete Wi-Fi e in tempo reale con il resto del sistema LOGIS. Il primo step prevede l'accreditamento del mezzo dell'operatore che vengono riconosciuti tramite codici. L'elenco delle attività disponibili compare immediatamente, l'operatore sceglie carico camion da viaggio e la relativa nave da cui prelevare il materiale. Immediatamente dopo sceglie fra una lista il camion da caricare. Il sistema, tramite i parametri del mezzo prescelto, dispone le postazioni di carico. Questo step si ripete fino a completo carico del camion. E finisce cliccando su fine carico. Il camion si porta sul piazzale, dove un altro muletto ha già in carico l'elenco completo dei coils da scaricare. Questa volta l'operatore sceglie la funzione scarico camion e il relativo mezzo da scaricare. Si presenta subito la grafica del mezzo e dei relativi coils da scaricare, con codice univoco. Il sistema propone in automatico la grafica delle possibili locazioni in verde su cui stoccare il coil. L'operazione si ripete fino a completo scarico del camion.